Signora, tra un po' arriva di nuovo la zona rossa. Con che spirito la affrontiamo? Con molta attenzione. Anche sicuramente. Dovevamo già averla prima, quindi. Ma la scelta di venire all'ultima ora al mercato è proprio quella di evitare la calca? Certo. Previdente? Sì, ho sempre fatto così e ho continuato le mie abitudini così. Ha comprato già lievito, farinacei? Per adesso no, non voglio ricorrere come alla guerra. Cioè, diciamo che questa volta forse siamo un po' più preparati, un po' più. Chi lo sa? No, questo non si può mai sapere. Questo non si può mai sapere. Che come tutti le limitazioni saranno dure da affrontare. Se si è avuto sempre un comportamento, io per esempio ligia. Esatto, non è che il sabato sera andavo a farmi le mie belle serate, no, sono rimasta. Volendo individuare un responsabile, perché caccia il responsabile, secondo lei di chi è la colpa del fatto che in un anno praticamente siamo tornati al punto di partenza? Diciamo un po' la gente non ha capito. E questo è il problema. Il problema è quello, e anche forse anche il governo non ci ha dato delle giuste istruzioni, cioè ci ha imposto solo delle limitazioni, però molte persone non capiscono che non è solo la limitazione, ma anche il comportamento, cioè io se tocco una cosa, le mani, o mi soffio il naso, butto il fazzolettino, mi disinfetto le mani, cioè non è solo non uscire a quest'ora, non fare questo, ma è anche una serie di comportamenti che forse, ecco, quando esisteva che si faceva a scuola l'educazione civica. Questo è uno dei fattori essenziali, cioè diciamo che manca qua, purtroppo noi italiani, a stare al mondo un esatto, noi italiani abbiamo ancora bisogno di questo, di fare educazione civica a scuola. Sì, esatto, di fare educazione civica. E che vi dobbiamo dire, signora, come si chiama? Io, Lucia. Lucia. D'Antonio e Lucia, dal mercato all'ex manifattura tabacchi e tutto, speriamo che Dio, il governo e tutti quanti noi. Noi speriamo che ce la caviamo. È giusto.